Nel XV secolo fu disegnato un ritratto. Il disegno rimase celato a lungo, tra le pagine di un antico tomo, di proprietà del cardinale Placido Maria Tadini. Perché il disegno era stato nascosto? E da dove proveniva? Il Codice Atlantico, custodito nella Biblioteca Ambrosiana a Milano, è la raccolta più numerosa di fogli pervenutaci da Leonardo da Vinci. Tutti i fogli vennero rimossi dalla loro collocazione e catalogati durante il primo restauro. Ogni disegno staccato presentava un'unica e perfetta corrispondenza con la traccia di colla della pagina del codice sulla quale era precedentemente applicato. Solo sulla parte destra del foglio 1033 sono state riscontrate due evidenti tracce di colla di dimensioni diverse. Ma si conosce solo uno dei due fogli. Fino ad oggi. Questo è il disegno mancante. È stata chiaramente dimostrata l'assoluta sovrapponibilità dimensionale e morfologica del disegno ritrovato e delle tracce di colla presenti sul suo retro con l'impronta e le tracce di colla visibili sulla parte destra del foglio 1033 del Codice Atlantico. Inoltre, attraverso analisi chimico-fisiche è stato scientificamente dimostrato che la carta del disegno ritrovato presenta la medesima mappa dei microelementi della carta di tre disegni di Leonardo da Vinci, conservati al Museo degli Uffizi, di cui uno datato 1473 dal maestro stesso. Dell'esistenza e della collocazione di questo disegno dentro al Codice Atlantico è da tempo a conoscenza il Collegio dell'Ambrosiana. Perché il disegno è stato staccato dal codice per poi essere occultato? Cosa c'era scritto nella parte centrale in basso che motivasse la sua cancellazione?